La pigotta, la bambola di pezza, ha un cuore. In realtà io dico, nel nostro comitato diciamo due cuori, il cuore di chi la fa con tanto amore e il cuore di chi poi l'adotta. UNICEF, CGIL e SPI insieme per i bambini. L'edizione 2018 di Adotta una pigotta è stata ospitata nell'Auditorium Buozzi della CGIL. Un regalo di Natale sicuramente originale, ma soprattutto un regalo che salva la vita di un bambino. Oggi come oggi ancora nel mondo muoiono tantissimi bambini, milioni di bambini per malattie che potrebbero essere evitate. Vuoi la poliomielite, il morbillo, la diarrea, il tetano, basta una semplice vaccinazione. Allora ho una piccola offerta, piccola diciamo coi tempi di oggi non è perché sono 20 euro, però è un kit completo di vaccinazioni. Si vaccina un bambino, c'è un kit per di ostetricia, c'è la zanzariera contro la malaria e questo significa salvare la vita di un bambino. Come si realizza una pigotta? È un lavoro piuttosto lungo perché a noi ci arriva la pigotta tagliata, cioè il tessuto tagliato e basta, dobbiamo cucirlo, mettere, imbottirlo tutto e poi assemblare, fare il vestito, le mutande, le scarpe, truccarle, fare i capelli e vanno fatti in modo da mettere tutta roba che non sia pericolosa per i bambini. Avete fatto anche una declinazione per la giostra del Saracino? Sì. Abbiamo fatto con tanto sacrificio e con tanta volontà queste cose, rubando un po' da internet i costumi che abbiamo noi nella città d'Arezzo. Credo che sia venuta una bella cosa, credo. Noi ci auguriamo che dal quartiere ci facciano la richiesta di un'adozione. Sarebbe bello vedere queste bamboline lì nel quartiere a far vedere insieme alle lance d'oro a rappresentare i diritti dell'infanzia. Si può anche contribuire con una semplice telefonata, telefonando al 45525 si dà un piccolo contributo ad UNICEF e ai suoi tanti progetti.